L'impero mongolo. Nel XIII secolo, mentre in Europa fioriscono i commerci, sono ancora in corso le crociate e papato e impero sostengono le loro ultime lotte, in Asia sorge una nuova immensa potenza, quella dei mongoli. L'impero mongolo è stato uno degli imperi più vasti della storia, coprendo all'apice della sua estensione più di 24 milioni di chilometri quadrati, con una popolazione stimata intorno ai 100 milioni di persone. L'impero mongolo fu fondato da Genghis Khan nel 1206, dopo aver unificato le tribù turco-mongole e aver compiuto numerose conquiste nell'Eurasia continentale. All'apice della sua potenza comprendeva la maggior parte dei territori dall'Asia orientale all'Europa centrale. Nel periodo della sua esistenza, la Pax Mongolica, ossia la condizione di relativa sicurezza all'interno di questo impero, facilitò gli scambi culturali e i commerci tra Occidente, Medio Oriente ed Estremo Oriente tra il XIII e il XIV secolo. In questo periodo fu influenzata profondamente la demografia e la geopolitica dell'Eurasia e diedero il via alla storia moderna di stati come Russia, Turchia, Cina, Iran e anche India. Recenti ricerche hanno messo in evidenza come l'estensione dell'impero mongolo abbia avuto ricadute visibili anche a livello genetico nella popolazione euroasiatica. Infatti è stato riscontrato che circa l'8% delle persone che vivono nei territori un tempo sottomessi ai mongoli hanno cromosomi Y identici. L'ipotesi più accreditata è che questo sia proprio uno dei risultati delle invasioni mongole. I mongoli, discendenti degli Unni, conquisteranno l'intera Asia e vi fonderanno un impero di nome fatto. A guidarli è Genghis Khan. La sua ascesa iniziò con il matrimonio della giovane figlia del capo della tribù Keraita, il quale lo adottò come figlio. Il suocero era un vassallo dell'imperatore della dinastia cinese Yin e guidava una delle tribù più potenti. Con il suo aiuto, Genghis Khan iniziò a unificare le tribù mongole, sino ad allora divise dalle rivalità dei clan. Genghis Khan comprese che per governare i mongoli era necessario scrivere un diritto comune riconosciuto da tutti, poiché sino a quel momento le norme si erano tramandate oralmente. In questo codice di leggi confluirono appunto norme, sentenze, usanze, ma anche leggende e credenze popolari. Genghis Khan fece anche scrivere le genealogie dei capi, cioè la storia dei capi, poiché tutti potessero sapere dove trovare una memoria comune. Addestrò un esercito invincibile, come ad esempio cavalcare al galoppo contro il nemico. Ciascun guerriero cavalcava con quattro cavalli priva di cavaliere e senza interrompere la corsa saltava dalla propria cavalcatura, quella di riserva, appena la prima cominciava a essere stanca. Dopo la morte di Genghis Khan, avvenuta nell'agosto del 1227, l'avanzata di questo popolo proseguì, sotto la guida di figli e nipoti, tra cui ricordiamo Kabilai Khan, presso il quale soggiornò Marco Polo. Tra il 1233 e il 1241 fu conquistata gran parte dell'estremo oriente della Corea. Dalla parte dell'Occidente furono sottomessi l'Iran e l'Armenia. Inoltre, un'altra ondata varcava il Caucaso e abbatteva i principati russi di Vladimir, Kiev, Mosca e piombava successivamente sulla Polonia, dove si svolse la famosa battaglia di Legnica, dove un esercito di cavalieri polacchi e tedeschi fu completamente sbaragliato. I mongoli conquistarono successivamente l'Ungheria e misero a ferrafuoco le campagne di Vienna. Un'altra colonna mongola si abbatté nel 1256 sull'Iraq e sulla Siria, 2 anni dopo cadeva Baghdad. L'unico che riuscì a resistere ai mongoli fu il sultano d'Egitto, che li sconfisse nella battaglia di Ayin Yalut nel 1260. Anche
Se questa battuta d'arresto bloccò l'avanzata dei mongoli verso occidente, il loro impero manteneva dimensioni sbalorditive. Si estendeva infatti dall'Ungheria alla Corea, dalle steppe del nord al Golfo Persico. Il dominio mongolo si suddivise in quattro regioni o canati dopo il 1260: impero del Gran Khan in Cina, quello del Turkestan a nord dell'India, quello della Persia, l'Orda d'Oro nelle grandi pianure tra Asia e Europa.